Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi ci troviamo a visitare una discoteca abbandonata, prima volta che vediamo una discoteca, quindi nelle nostre visite abbiamo visto anche una casa qua vicino che è veramente spettacolare, adesso vedremo se riusciremo a farla oggi o vedremo un altro giorno e speriamo che sia carina questa discoteca. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale che è gratuito. E mi aiutate a migliorare la qualità dei miei contenuti, le attrezzature e tutto. Quindi poi seguitemi sui miei social che vedete qua intorno e godiamoci questa esplorazione. Vai, andiamo! Sì, è tutto aperto, è abbastanza palese. Carini questi affari tipo tempietti o comunque costruzioni, diciamo, stile storico. Vediamo. Direi che l'accesso è libero. Guarda che bello qua. Questi capitelli, queste cose. Eccoci qua, questo doveva essere l'ingresso dove c'era la biglietteria, si vede. Una poltroncina che è chiaramente in disuso. Di là forse c'era il guardaroba, non lo so, andremo a vedere dopo. Chiaramente il soffitto non è in buone condizioni. Sono i tubi, varie cose, vabbè. Ma qua si va proprio nella sala, qua forse era il guardaroba. Forse era il guardaroba qua. Cosa dici? Anche se un'altra biglietteria, sì, ho anche il guardaroba. Sì, facile il guardaroba, la biglietteria là. So, facile più. Secondo me c'è anche un cuscino qua. Sì, era il guardaroba sicuramente. Vediamo. E qua mettevano tutte le cose. Sì, qua c'era il guardaroba e metteva, qua c'è il quadro elettrico. Quadro elettrico, chiaramente tutto qua cos'è? Ah, qua probabilmente era uno sgabuzzino, lì c'è ancora un macchinario, un centro di un gruppo di continuità. Vediamo di qua. Stasera di Qua era il loro magazzino. Magari avevano volantini, cose varie. Sì, c'è ancora la tastiera di un computer qua. Piuttosto malandata, ma c'è. E di qua invece dove si andava? Una zona dietro aperta. Ah, niente, solo una piccola. Ah, vieni a vedere. Qua si entra in una sala. Oh, wow. Wow. Grosso qua. Ci sono tutti i divanetti. Qua, vieni. Tutti i divanetti, tutta la mobilia della discoteca qua. E dopo andiamo là. Adesso ci andiamo. Guarda. I divanetti, le cose. E di là c'è ancora roba. Queste probabilmente erano più sale dove si ballava, perché lì c'è un mini palco. Mini palco. Qua forse c'è ancora un regolamento, qualcosa. Contratto di collaborazione, prestazione occasionali. E c'è, probabilmente sono quelli della sicurezza oppure quelli che stavano magari al bar. Di qua? Oh, è grossa qua. Questo deve essere il cucinino tipo. Qui sì, allora qua c'erano i vini, Moët,
Quindi questo è tipo un cucinino, oppure dove tenevano i liquori, queste cose qua, vediamo qua. Cos'è? Aceto di vino. Senape. E qua invece cosa abbiamo? La salsa tonnata e ci sono i ceti, no, le melanzane e ci sono ancora. Porco due, aceto di vino, a mangiare sta roba, qua ci sono tutte le varie posate, i piattini, forte, vai a vederti le melanzane, Ci sono ancora le ci sono, melanzane. ci sono. Mamma, che spreco, no? Che schifo più che altro, qua c'è la moquette. Qua purtroppo un tavolino e qua c'è una parte esterna, probabilmente magari d'estate c'era anche tutta una parte esterna qua. Grossa però. Cavolo, vediamo. Eh sì, questo era il tipo il deo estivo. Qua che cos'è? Centrale termica. C'è ancora qualcosina qua, ma niente di che, chiaramente. Abbiamo il nostro coso, qua c'è addirittura dell'acqua dentro, del cherosene, non lo so, però l'odore non c'è di cherosene, quindi probabilmente così. Prima di accendere il bruciatore, purtroppo non si vede bene, vediamo se riesco a inquadrarlo, magari facendo ombra io col mio corpo. Eccolo qua. Prima di accendere il bruciatore, assicurarsi della tenuta del portellone, eccetera, eccetera. Apparecchiature installate, eccetera, eccetera. Sì, qua non c'è granché. E questo era il deo estivo con tanto di parte sopra di. Saliamo su, vediamo cosa c'è. Adesso arrivo. Voglio vedere qui dall'alto cosa c'è. Oh, guarda, c'era tutta la parte sopra qua. Era il tetto, vabbè, non penso che facessero venire qua. Anche se ci sono i murales e tutto, non penso che facessero venire qua. E qua era il deore estivo, beh, era grosso, eh. Adesso poi ci facciamo un giro anche qua nel giardino. O lo facciamo subito, poi rientriamo? Dai, facciamo un attimino il giro del giardino qua e poi rientriamo. Di lì si entrava di nuovo. Qua, probabilmente era il bar esterno qui, o un loro piccolo magazzino. Qui un'uscita di sicurezza. Eh sì, qua c'era tutta la parte sull'esterno, ma non c'è niente qua. Vabbè, rientriamo, rientriamo. Qua le colonnine. Rientriamo. Qua c'è la moquette. Questi potrebbero essere dei bagni. Guarda che carini che erano. Così stile imperiale, Bello, sì. bello. Cacchio. Peccato che li hanno vandalizzati così, veramente. Io non capisco la gente. Venite, esplorate, non distruggete, no? Porca miseria. Vabbè, che abbiano distrutto qua per dire gli urinatoi, non è l'abbandono, eh. Belli, veramente belli. Qua c'è anche lo specchio. E di qua, se questi erano quelli maschili, presumo che qua ci siano quelli femminili, o cosa c'è? Ah, questo è il guardaroba. Allora abbiamo capito che non era di là. Ah, guarda che roba. Qua ci sono albi, penso un po', sono Vediamo, albi vediamo. alti. Qua infermeria. Infermeria. Oh, e qui c'è una cassetta del Ah no, è il bagno per i disabile. disabili. È Sì. il bagno per i disabili. Qui c'è Questo la qua. cassetta del punto Sì, era il di bagno per i disabili, questo qua. vista. Smantellato, ma c'è. Vediamo di qua. Cosa c'è? Di qua. Oh, qua le stanze si diramano. Non so che cosa potessero essere adibite a queste stanze? Storyboard, artefatti, canale, Lesa, una, Daniel, alleluia, lo scortano di SWAT, ombrella, mentre nel canta sonoria, questo è il piano di un visionaire, sigla tutti per tutti e sei, interagendo con Gabby, eccetera, eccetera. Ok.
Moreno, eccetera, eccetera. È il programma. E qua invece cosa c'è? Ah, ci sono le cose per gettare gli assorbenti e nient'altro. Qualche murales, qualche ragnatela, a cui siamo abbastanza abituati. Qua c'è anche un residuo di una scatola di panettone, qua, con invece un succo all'arancia, anche di qua. E qua entriamo nel guardaroba direttamente. Qua. Il numerino che ti davano quando lasciavi Branca, Ma dai, eccolo numero 50, boh, non si capisce un po', lì. 56, no, 55. 55, 55, che è al posto ma del è a posto 71. del 71, ma di Grucce Beh, Gucci è normale, qua è proprio ci guardaroba. C'è sta, un sacco di c'è la spazio cassa anche. C'è anche un comunque, pezzo della cassa e un pezzo della tastiera della cassa. Guarda che ci roba. sono i suoi appunti, sì. Là, vediamo cosa c'è qua. Qua c'è un. Ah, qua era proprio dove accedevano al guardaroba e poi mettevano la roba dietro. Probabilmente c'era della gente qua e della gente qua. Questo probabilmente in queste cassettine qua mettevano le borse. E lì sono gli armadietti, saranno Ma dove pensa alle quelli persone. del personale, infatti, andiamo a vedere. Andiamo un po'. Eccoli qua, c'è una scopa, non c'è più niente del personale qua. Anche andando a aprire quelli chiusi, non c'è nulla. Solo grucce. E quindi questi erano gli spogliatoi, diciamo, del personale. E di qua sarà uguale. Il bagno. Di nuovo. No, questo sarà stato un piccolo magazzinello. Andiamo a vedere di là. Qui. Un altro bagno, altro bagno, probabilmente quello del personale qui che era il guardaroba, qua un'uscita di sicurezza che dava su giardino. Ah sì, e qua un'altra parte del Dior esterno. Sì, non abbiamo ancora visto la sala da ballo dentro, però guardiamo qua. E questa è sempre una parte dell'esterno. Ma che cosa c'era? La piscina lì? Sì, c'era tipo un laghetto, che adesso è uno stagno, però c'era tipo un laghetto qua. Vedi che ci sono. Vedi, c'era proprio lo stagno, magari c'erano anche le fontane, facciano tutti gli effetti colorati qua nel giardino. Una sedia sull'albero è stata messa lì. Quindi proviamo ad andare di qua. Questo era tutto esterno, era grossa comunque questa discoteca. Voglio provare a immaginarla senza tutti questi alberi, questa vegetazione. Tutta a posto, era anche carina, guardala, può darsi che il DJ tipo fosse là sopra. È spettacolare. Spettacolare. Guarda anche qua, che carino. Di qua era tutto la parte esterna, dove comunque queste strutture indicano che comunque ci ballavano, qualcosa ci facevano. Oh, guarda qua. Ah, lì c'è. Lì probabilmente c'era il bar esterno. Sicuramente qua c'era il bar esterno. Qua che carino, anche qua. Ora vedo se riesco a raggiungerlo. Penso di sì. Magari si vede qualcosa. Lì c'è l'attacco per gli spillatori. C'è il lavandino. Bello anche qua. Bello. Adesso andiamo di là che si rientra, se vuoi andare lì scendi pure, è sicuro. Qui c'erano pure i posti a sedersi vicino alle alberelli, sembrano quei posti dove c'erano gli imboscamenti vari.
Qua probabilmente su questa colonna c'era tipo una luce o qualcosa che girava, oppure una cassa. Va a sapere. Occhio questo. Qui ancora un'altra area esterna ma coperta. E dopo entriamo all'interno. Vedi qua ci sono tipo, erano tipo divanetti qua, che si sedevano E limonavano. e limonavano. Probabilmente. Sì. Carino però. Probabilmente erano sotto dei gazebo. Sì, ma quasi sicuramente qua, vedi c'è ancora l'acqua. Col ponticello, il posto romantico, Carino, andiamo a molto vedere, qua c'è carino. ancora il divanettino e qua abbiamo il ponticello, adesso sarebbe tutto pieno di lucchetti, e il ponticello che passa, qui ci sono le rane, regge anche il ponticello, che tanto c'è il cemento, l'acqua si passava e si andava di là, e di là cosa c'è? Occhio che qua è un po' tutto rotto, qua. Però tiene, qua se passi metti i piedi dove c'è il ferro tiene. E qui c'era l'altro bar esterno sicuramente. Sicuramente questo era un bar dove sì, fornivano da bere e finché ce n'è. Probabilmente anche da mangiare. Qua si entra nel retro del bar. Probabilmente questo era il cucinino, cucinino del bar. Infatti da qua, da questo buco, gli passavano, che so, il panino piuttosto che qualcosa. Qui che cosa c'è? Questo dovrebbe essere il punto, sì, infatti, tutta la parte della centrale elettrica di questa zona qua. Bello. Bello, poi anche nel verde, è un peccato veramente. Proviamo a vedere di là. E poi entriamo dentro a vedere proprio la sala da ballo. Vedi qua, queste erano cose per le birre, per il ghiaccio. Ancora Moët. Carino comunque, molto carino. Guarda che bella questa parte qua. Parte qua tutta sul stile Venezia, a fare la parte diciamo romantica, cioè le persone passavano qui e vedi guarda che grosso che è anche qui la parte, così si può passare, tanto cemento è sotto qua, quindi regge. Bello, doveva essere proprio bellina sta discoteca, bellina bellina. Qua vedi tutti i balconcini sull'acqua, qua sicuramente c'erano dei tavolini, dei divanetti, qua c'è un qualcosa, un libro, l'uomo specialmente, qua non c'è un titolo, Estelle, gli occhi della Maddalena, no. Non riesco a capire. Qualcosa del genere comunque. Lì si entra, di lì c'è ancora una parte esterna. Andiamo a vedere la parte esterna, poi dopo entriamo tutto all'interno. Vedi anche qua che bello. Cavolo, guarda, lì c'è il giardinetto, con un'altra, probabilmente un'altra pista. C'era probabilmente anche musiche diverse. Guarda qua, ci sono i monitor che sono stati distrutti. I monitor dei computer sono stati buttati qua e distrutti. E qui probabilmente qua c'era un'altra pista esterna. Eh sì, qua d'estate ballavano sicuramente, qua magari c'era il DJ, qui o era un ingresso, poteva essere anche un ingresso, eh? Poteva anche essere un ingresso, va a sapere. Vedi che da qua. Da qua siamo all'esterno e magari poi si entrava di qui. È possibile, che questo fosse l'ingresso. Cosa dici? Dai, andiamo a vedere dentro.
Che carina anche quelle due finestrelle là sopra. Voglio vedere cosa c'è ancora lì e poi andiamo di là. Il toner della stampante. Questa era la stampante. Qui? Qui divanetti, roba elettronica distrutta. Qua sarà stato un locale caldaia qui. Vogliamo entrare. Contenitore dell'acqua per bagno erba. Ah, questo era per il giardino. Per il giardino. Questi qua non è che c'è chissà cosa. È solo la sosta vietata. Ah, qua c'è il locale. Guarda, guarda che caldaietta che c'è qua. Forte. Qua c'è quella caldaia grossa e qua c'è questa qui. Sì, qua sicuramente andava a cherosene, si sente già un po' più l'odore rispetto a di là. Questa caldaietta è carinetta, eh? Veramente carina. Andiamo a vedere di là. Quadri elettrici chiaramente smantellati. Vedi qua? Come non si può entrare, basta spostare questa porta. Cosa c'è qua? Anche qui probabilmente erano i locali dove si cambiavano. Da qua ci sono due registratori di cassa. I cosi per mischiare i cocktail. Cose di plastica per mischiare i cocktail. Il registratore di cassa. Vediamo di qua. Una sedia. Martini. Qua verso l'ingresso. Niente, questo deve essere tipo sgabuzzino, niente di che. O posto dove si cambiavano magari i DJ. Queste cose qua. Ok. E su di qua dove si va? Cosa c'è? Oh! Uno scopatoir. O qualcuno che ci ha dormito quanto meno. Qualcuno che ci viveva. Qua? Cosa che c'è scritto qua? Ministero dell'Interno. Permesso di soggiorno. Questo è qualcuno che... qualche extracomunitario che è venuto qui e ci ha dormito per un po'. Qua bello era il coso sopra. Qua c'è tipo... eh sì, cucinino qua. Un tanto di cosa dei gelati, stufa, tazze, guarda quella tazza rosa là sotto. Qui cosa abbiamo? L'isomucil per gli adulti. Andiamo di qua. È proprio una serie di stanze qui proprio. Qui? Tutta roba per lavori. Niente di che. Un bagno. Cosa c'è ancora qualcosa qua? Spazzolino da denti, la doccia, guarda. Doccia, qua c'è. Spazzolino da denti, lametta. Lamette di ricambio pure. Il dentifricio. Decreto dei ministeri. Ministeriale 28 luglio 1958. Mamma mia. Qua altra stanza dove forse ha dormito qualcuno. Sono curioso di vedere quel permesso di soggiorno però, eh. Lì c'è un lucchetto che è stato rotto, è già lì. È stato rotto da qualcuno.
qui non c'è niente di che. Vediamo di qua che cosa c'è? Niente, tutta roba accampata lì, un telefono, qualche registro, c'è qualche documento lì, ma non scendo neanche per... Oh sì, posso anche scendere. Vediamo. Stampanti, questi non c'è granché. Vediamo cosa c'è scritto qua. Giusto per... A tutti i soci, ambiente del club, la sicurezza. Questo SIAE dell'81. Tolto il decreto del 23 tra 81, l'ingresso, eccetera. Servizio... Ah, sono tutte le cose, diciamo, della sicurezza. Allora, guardiamo quel permesso di soggiorno che sono curioso. C'è anche un cuoricino qua. Ah, di qua non ero ancora andato, adesso poi guardiamo. Ah, qua c'è un altro. Una branda. C'è un discreto odore qua. Non è buono. E qua, tavoli, branda. Niente di che. Comunque doveva essere figo questo quando era attivo. Vediamo sto permesso di soggiorno. Allora, qua nel cassetto non c'è niente. Ah, no, niente, è solo la custodia del permesso di soggiorno, questo qua. Vedi? Permesso di soggiorno elettronico, eccetera. È solo la custodia. Lo lasciamo lì. Qua dei pantaloni, uno shampoo. Beh, che si lavassero già va bene. Scendiamo giù e andiamo nella sala da ballo vera e propria, visto che ci manca, penso, solo quello. Sempre che non abbia altre sorprese questo edificio, perché io mica mi aspettavo di trovare tutto sto spazio. Come sempre, tutto quello che non è aperto, che non è, che è chiuso, lucchettato, che cosa, non lo tocchiamo. Comunque la porta arrivava qua e quindi si arriva qui, dove non è che c'è chissà che. Dovrà essere il cucinino della, proprio della sala principale della discoteca, che poi è questa. È questa qua. È bella però grossa, cavolo. Guarda che bello quest'archetto così. Bello, ma qui c'è una sala, ma poi, ripeto, secondo me ogni sala magari faceva una musica diversa. Guarda che bello. Cavolo, proprio bello. Bello, bello. Guarda qua. E qua chissà che cacchio c'era. Vieni a vedere. Vieni a vedere cosa c'è qua. Guardate questa stanza. Doveva essere qualcosa fatto un po' artistico, non lo so. Però guardate che bello. Con questo divano, diciamo, che ricorda quelli d'epoca, e questi dipinti dietro, chiaramente fasulli, ma carino. Deve essere tipo una stanza speciale, tipo la sala VIP, vedi, con questo divano. Distribuzione Igor, distribuzione Luca, distribuzione Florentina. Qua, vedi qua cosa c'è invece. Ah, questo probabilmente era l'ingresso. Questo probabilmente era proprio l'ingresso o era di là. Fatto sta che voglio tornare a vedere queste sale perché sembrano veramente carine. Qua è bello, eh? Hai visto qua? Anche la pavimentazione. Qui si sale sopra, eh? Non so se hai notato. Qui c'era il DJ, quasi sicuramente. Anzi, sicuramente qua c'era il DJ. Vedi, qua c'era il posto per dischi o i CD o quello che era. Qua i lettini, ecco, vedi, là ci sono le foto della gente che si va. Ah, guarda la foto qua della gente quando era il locale pieno. Adesso poi cancellerò il nome, ma guardate com'era. Vedete? E qua due ragazzi che si baciano. Una ragazza in costume che probabilmente era una delle ragazze immagine.
Ah, là c'è un'altra foto. Sì, andiamo a vedere. Qua c'è la scala che sale e dopo Lassù andiamo anche lì c'è la sopra. foto di qualcuno che si sta divertendo. Là uno che gli versano la roba da bere in bocca. Qua è una foto, diciamo, un po' osé. Foto un po' osé, però bella. Qua era probabilmente un altro dei bar, sicuro. Questo era il bar, diciamo, principale, probabilmente di questa sala. Sì, adesso andiamo anche su. Finisco sotto qua e vengo sopra. Qui è un'altra foto della discoteca in pieno funzionamento. Eccola qua. Una festa, questa è una festa, probabilmente una festa di o di compleanno o di... Sì, probabilmente è un compleanno oppure un capodanno, va a sapere. Qui invece c'è l'uscita verso l'esterno che doveva essere fighissima d'estate con questo archetto così, veramente carino. Questi bagni, sicuramente bagni. Infatti, allora, tendenzialmente reputo che fossero bagni femminili, questi qua. Tendenzialmente sì, anche perché non ci sono urinatori, peccato che li hanno distrutti tutti. Però questi erano sicuramente bagni femminili. Guardate che qualità anche dei marmi, di tutto qua. Veramente bello, peccato che sia stato vandalizzato. Questo è l'atrio del bagno. E ora ritorniamo nella discoteca. Qui andiamo prima qua nella sala principale. Qua c'era il guardaroba che abbiamo visto prima. Quindi qualcuno poteva anche dare la roba da qua o da dietro dove abbiamo visto. E qua era una delle sale. Si ballava qua sotto se non c'era l'acqua, però penso si ballasse qua sotto. Qua anche dove c'è questa sorta di scacchiera. Ok. Qua sabato, ottobre 2013. Cat show. Probabilmente c'era qualche gattina che ballava in maniera, diciamo, sexy quantomeno, diciamo così. Uno, vediamo qua. Qua c'erano tutti i divanetti, l'imboscadoir. Qua c'erano tutti gli imboscadoir. Qui che cosa c'è? Niente, era il reparto estintori. Vediamo qui, andando su, per dove sta andando la mitica diavoletta. Guardate che bella questa colonna qua in mezzo. Qua c'era un altro posto dove si ballava, con tutti i divanetti attorno. Qua o un altro bar, o la postazione del DJ, ma più facilmente un bar, sì. Soft drink, ah, qua ci sono ancora i biglietti delle consumazioni. E qui c'è il controllo delle luci. Ah no, non è che hanno solo messo qui il coso, il coperchio. Sì, questo era sicuramente un altro bar. E belle ste colonne, queste cose così. Adesso vado sopra a vedere. Passare per andare sopra, devo passare di là però. Vediamo. Sì, dopo andiamo. Bello questo coso. Guardate che bello questa scala qua in mezzo, così, che andava sopra, veramente carino. Poi bisogna vedere se qua si ballava sotto, se passavi sopra la gente o se c'era l'acqua. Qua invece sicuramente la postazione del DJ. Una delle varie postazioni del DJ, questo qua, se no era un bar. Uno dei bar, c'è una cassetta lì, che cos'è? Niente, era la cassetta della posta, che non si sa, oh no, dell'alta tensione che è finita qua. Là invece c'è la carta per i drink, il tipo di drink, cocktail, soft, eccetera. Andiamo sopra, vediamo un po' qui. È uno spettacolo, spettacolo.
Wow, bello, veramente, veramente bello. Andiamo di qua. E qui in parte si ballava, o ci si sedeva. Bello, veramente bello. Poi è bellissimo questo passaggio qua, sopra la testa della gente che era qua sotto di noi, e si poteva ballare. Bello bello, che dire, bello. E qui scendevi e c'era un'altra salettina un po' dove ballare, con i suoi posti a sedere, che probabilmente erano coi divanetti sopra. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. E a voi è piaciuta questa discotechina? Anche perché è la prima che visitiamo, di discoteca, quindi. Vero. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui alla fine di questa esplorazione. A me è piaciuta molto, era la prima discoteca che esploravamo, è stata una bella sorpresa, grossa, molto molto grossa, carina, ha reso molto l'idea, poi bella questa cosa delle foto che c'erano di com'era, purtroppo vandalizzata come spesso troviamo nei posti che noi visitiamo, che troviamo aperti, non rompiamo niente, non rubiamo niente. Ragazzi, ma perché vandalizzate? Va bene, ce l'abbandono, ma non andate dentro a distruggere, è una stupidata, lasciate perdere. Ok, niente, e io vi lascio alla prossima esplorazione, che sarà sicuramente interessante anche quella. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un like, di condividere questi video, che così aumentano i miei iscritti, miglioro la qualità dei video, posso comprare nuove attrezzature e cerco di fare le cose sempre meglio per voi. Ok? Dai, vi aspetto per la prossima esplorazione, per i prossimi miei video. A presto, ciao ciao!